Eder. Mech. Pallister. Fulvio Covalero rilancia ancora una volta con l'idea delle foto modificate per inguaiarlo e posta questa foto del video dell'altro giorno dicendo che è un falso. Notate bene il dettaglio dietro questa foto da me messa, si legge la scritta Trieste perché la foto è presa da Google ed è una pubblicazione di Trieste prima. Potete quindi trovare la foto originale semplicemente scrivendo XOPP Liliana Resinovic su Google. Lo faccia anche Fulvio Covalero, così poi ci dirà dove vede questo fotomontaggio, dove vede questa alterazione grossolana di cui parla. Ha semplicemente fatto stavolta una bruttissima figura. Ma ormai che ci siamo, vogliamo ricordargli che cosa ha combinato oltrepassando quei nastri, anche se questi sono stati posti dai vigili del fuoco, facendo sparire prima il telo termico e poi facendo sparire interamente i nastri. Quando si tratta di un'indagine per un possibile omicidio, la differenza tra chi ha posizionato i nastri di delimitazione, polizia, carabinieri, vigili urbani o vigili del fuoco, può influenzare principalmente la gestione della scena e le competenze specifiche di ciascun corpo. Tuttavia, l'importanza di rispettare la delimitazione rimane cruciale in ogni caso. Innanzitutto, è importante sottolineare che interferire con una scena del crimine è un'azione estremamente grave e ha conseguenze legali significative. La scena del crimine è delimitata da nastri bianco-rossi per preservare le prove e permettere alle autorità di condurre un'indagine accurata. Rimuovere o alterare qualsiasi oggetto all'interno di quest'area può compromettere l'integrità dell'investigazione. Conseguenze legali. 1. Ostacolo alla giustizia, art. 361 Codice Penale Italiano. Se qualcuno interferisce con una scena del crimine, può essere accusato di ostacolare la giustizia. Questo reato può comportare pene severe, inclusi anni di reclusione. 2. Inquinamento delle prove, art. 375 Codice Penale Italiano, rimuovere un oggetto dalla scena del crimine, come un telo termico, può essere visto come inquinamento delle prove. Questo reato compromette la possibilità di ricostruire correttamente gli eventi e può apportare a pene severe. 3. Violazione di un'area protetta. Entrare in un'area delimitata senza autorizzazione è una violazione diretta delle direttive delle forze dell'ordine e può comportare ulteriori sanzioni. Implicazioni specifiche del caso di Fulvio Covalero. Se Fulvio Covalero ha oltrepassato i nastri bianco-rossi e ha fatto sparire il telo termico, tampering delle prove, le autorità potrebbero accusarlo di aver intenzionalmente alterato la scena del crimine, il che è un reato molto grave. Compromissione delle indagini. Questo atto potrebbe compromettere l'integrità delle indagini, rendendo più difficile per gli investigatori determinare cosa è successo e, di conseguenza, ottenere giustizia per la vittima. Possibili misure cautelari, in base alla gravità del gesto e alle sue implicazioni, Fulvio potrebbe essere soggetto a misure cautelari come arresti domiciliari o detenzione preventiva. Considerazioni finali. Interferire con una scena del crimine non è solo una questione legale, ma anche etica. Le azioni di una persona possono avere un impatto significativo sulla capacità delle autorità di risolvere il caso e portare giustizia alla vittima e ai suoi familiari. Qualsiasi azione che possa compromettere questo processo è altamente sconsigliata e può portare a gravi conseguenze legali. In molti mi stanno chiedendo cosa può significare questo post. In sostanza, Pier Giorgio e Sebastiano si sarebbero incontrati, secondo le sue fonti, a Doberdò e non sul Vallone, nei pressi della casa del fratello di Sterpin. Quindi con questo post si evidenzia questo dettaglio. Ovviamente io non posso né confermare né smentire, perché non conosco come stia questa situazione nello specifico, quantomeno in questo momento. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.